Allora, l'ultima volta abbiamo visto, almeno per sommi capi, come risolvere l'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti di ordine superiore al primo, però diciamo quelle omogenee. Adesso vediamo un po' più che altro tramite degli esempi come risolvere quelle in forma completa. Diciamo, partiamo da qualche esempio di qualche equazione di secondo ordine. Quindi per esempio y secondo di x più y primo di x meno 2 y di x uguale sen x più e alla meno 2x. Ok, naturalmente qui dovranno venire due costanti arbitrarie perché l'equazione di secondo ordine. O alternativamente, se vogliamo determinare una soluzione unica, dobbiamo aggiungere, per esempio, una condizione del tipo y di x con 0 uguale y0, y' di x con 0 uguale y1. Cioè, due valori, un problema di Cauchy imponendo il valore della funzione e il valore della derivata in un certo modo. Però non lo voglio fare perché questo è che praticamente, diciamo, l'ultima parte sarebbe semplicemente un piccolo esercizio di algebra lineare in questo caso. Allora, qual è la procedura? Beh, cominciamo a risolvere l'omogenea associata. L'omogenea associata è y secondo più y primo meno 2y uguale a 0. Ho omesso di x perché insomma per brevità. Quindi il polinomio caratteristico dell'equazione è si quadro più psi meno 2 uguale a 0. Beh, o vi ricavate le radici con l'equazione di secondo grado psi uguale meno 1 meno più radice di 9 fratto 2, quindi meno 1 più 3 mezzi fa 2 fa 1, scusate, meno 1 meno 3 mezzi fa meno 2, quindi queste sono le due radici. Oppure osservate che si più 2 per si meno 1 fa esattamente il polinomio di sopra, e quindi quando annullo si più 2 la radice è meno 2, e quando annullo psi meno 1 la dice 1. Quindi questo cosa dice? Questo dice che la generica soluzione dell'omogenea associata è, cominciamo a chiamare sempre U la soluzione dell'omogenea associata, ok? Così ci rimane che poi la Y sarà la soluzione. Ce l'ha chiesto, se dà fastidio faccio spegnere. Comunque pagato. Ok, allora x, cerco un po' di alzare il tono della voce, poi quello dopo un po' si abbassa. Allora x uguale lambda per e alla meno 2x più mu per e alla x. Quindi questa è una soluzione dell'omogenea associata. Adesso abbiamo il problema di trovare una soluzione particolare di questa. Ora, per quanto il metodo della variazione della costante arbitraria possa essere adattato a questo caso qui, però ovviamente è più complesso perché nel caso dell'equazione del primo ordine, per equazioni che hanno un termine noto abbastanza semplice di questo tipo, vale piuttosto
il discorso di procedere, diciamo, per, chiamiamoli, tentativi, diciamo, un po' smart, tenendo conto poi del fatto che l'equazione è lineare. Il fatto che l'equazione è lineare significa che se trovo una soluzione che, siccome l'operatore differenziale è lineare, se trovo una soluzione che mi produce qua seno di x e ne trovo un'altra che mi produce qua e alla meno 2x, allora la somma mi produrrà seno di x più e alla meno 2x. Allora, cominciamo a cercare una che produca seno di x. Allora, secondo voi come la devo cercare una funzione, chiamiamola v1, poi di l'altra chiameremo v2, come la devo cercare una funzione che messa là dentro mi produca seno di x? Più o meno, di che tipo la devo cercare? Ci metto un polinomio, un esponenziale, che so, cosa ci metterò secondo voi? Eh? Se deve alla fine uscire seno di x, ci metterò. Allora, la derivata di seno è? Così. La derivata di coseno è? Quindi, mettendo seno, mi usciranno seni e coseni. Mettendo coseno, mi usciranno sempre seni e coseni. Ma se metto una combinazione lineare di seno e coseno, mi usciranno sempre seno e coseno. Allora, io qua ci metto a sen x più b cosen x. Chiaro? È evidente. Cioè, non è che ci vuole un'acqua di scienza infusa. Non posso mettere solo seno, perché sennò poi mi trovo in coseno e come l'annullo? Allora, quindi facciamo primo di x è uguale a meno b sen x più a sen x, primo 1, un secondo 1 è uguale a meno a sen x meno b cosen x. Adesso proviamo ad andare a sostituire. Abbiamo v' v secondo 1 più v' 1 meno 2 v con 1 di x. Allora, quindi dobbiamo semplicemente queste due costanti le sommiamo, questa qua la dobbiamo moltiplicare per 2 e sottrarre. Quindi per quanto riguarda il seno avremo meno a meno b meno 2a, poi avremo più a meno b meno 2b per coseno. Ok, un secondo più 1 meno 2, vabbè, o con 1. Da questo ricavo che se voglio ottenere seno di x, vuol dire che questo coefficiente deve fare 0 e quest'altro. Quindi ottengo 3a più b uguale meno 1, cambiando segno, e poi a meno 3b uguale 0. Trovo che a è uguale a 3b e poi sostituendo 10b uguale a meno 1, quindi b è uguale a meno un decimo, quindi a uguale a 3b uguale a meno 3. Verifichiamo di aver fatto bene, perché ci si può sempre impicciare con le costanti. Qui ho meno 3 decimi meno un decimo. Allora, quando derivo qua viene più, no, meno 3 decimi, e qua mi viene più un decimo. Adesso invece mi viene
più un decimo da questa parte e più tre decimi da questa parte. Adesso io devo fare questa più questa meno 2 volte questo, quindi 3 più 1, 4 più 6, 10 decimi, quindi mi viene 0 di x. Invece quando faccio questa più questa fa meno 2 decimi, meno 2 volte questa, meno 2 decimi più 2 decimi, se ne. Quindi effettivamente qua fa 0 di x. E abbiamo trovato la soluzione particolare che ci fornisce seno. Diciamo PDD, il mio polinomio calcolato con l'operatore differenziale della deriva, calcolato in 1, x fa seno di x. Lo metto per prova memoria, insomma, questa era la la soluzione che ci dava il seno, una soluzione particolare. Ok, adesso devo trovare l'altra che mi dà e alla meno 2x. Oh, in linea generale uno, se ha e alla lambda x, ci mette e alla lambda x. Quale motivo? La derivata di e alla lambda x è, a parte una costante, sempre e alla lambda x. Poi sommando, uno impone che la costante faccia, diciamo, la somma delle costanti fortunatamente faccia 1 e sta tutto a posto. Ma non è questo il caso, perché dipende da quello che abbiamo detto ieri alla fine della lezione e da quello che abbiamo scritto stamattina alla lavagna. Non ci posso mettere e alla meno 2x. Se ci metto e alla meno 2x, cosa ottengo? Neanche e alla meno 2x per una costante. Cioè, se ci metto lambda e alla meno 2x qua dentro, che cosa esce? L'abbiamo già scritto. No, questa è una generica soluzione dell'omogenea. Quindi se metto un uguale a 0, anche questa è una generica, è una, sono soluzioni dell'omogenea. Quindi se ci metto lambda per e alla meno 2x, che mi esce? Mi esce 0. Cioè, se si risolve l'omogeneo mi esce 0. Uscendo 0, come faccio a uguagliare la costante a 1 perché non dipende più da lambda? Allora cosa ci devo mettere? Guardate che non è difficile, eh? Basta riflettere su quello che abbiamo detto l'altro ieri. Se ci metto un polinomio uscirà un polinomio. Guardate, provate a metterci una costante per x, per e alla meno 2x. Ve lo ricordate che abbiamo detto mercoledì che quando io applico l'operatore differenziale derivata più due volte l'identità, se lo applico a e alla meno 2x mi viene 0, se lo applico ad x per e alla meno 2x mi viene e alla meno 2x per la derivata di quell'altro. Quindi vuol dire che qua dentro usciranno anche, infatti derivando escono anche i pezzi senza la x. E qualcosa mi fa intuire, posso anche dimostrarlo naturalmente, però qualcosa mi fa intuire che invece i pezzi con la x quando vado a derivare se ne vanno. Andiamo, vediamo se è così, perché tanto a noi serve, ripeto, una volta abbiamo dimostrato il teorema di esistenza di unicità locale, vabbè, in questo caso in unicità ci vogliono le condizioni di coscienza. Però una volta dimostrato quello, a me la soluzione basta trovarla, cioè so quali e quante sono le soluzioni, cioè scusate, so quante sono le soluzioni, non so quali sono, non so chi sono. Se le trovo in numero sufficiente, qua le soluzioni dell'omogeneo ho trovato due funzioni indipendenti, quindi è uno spazio
vettoriale di dimensione 2. Devo trovare, soltanto trovare il vettore di traslazione. Allora, proviamo questa funzione qua. Andiamo a fare V2'. Allora, V2' è meno 2c x per e alla meno 2x più c per e alla meno 2x. Quando derivo e alla meno 2x esce fuori meno 2. Quando derivo da quest'altra parte è la y. Andiamo a fare V secondo 2x uguale 4c per x e alla meno 2x. Poi quando derivo qui mi viene meno 2c per e alla meno 2x. Poi però devo derivare pure questa, e questa qua mi dà un altro meno 2c, quindi meno 2c meno 2c fa meno 4c. Allora, le prime due che avevo scritto erano i pezzi della derivata, due pezzi della derivata della prima funzione. Poi la derivata della seconda funzione è, diciamo, si può sommare a un pezzo della derivata della prima e quindi sono i pezzi. A questo punto, se io vado a calcolare v secondo 2 meno, ah scusate, più v primo 2 meno 2v2, quanto fa? Allora vediamo, 4c, quelle stanno già incolonnate in maniera tale che le posso sommare. 4c meno 2c fa 2c, meno 2 volte c fa 0, quindi questo pezzo se ne va. Invece la somma di questi due, poi il terzo pezzo non c'è, quindi è 0, quindi il primo per meno 2c sempre 0 fa, quanto fa? Fa meno 3c per e alla meno 2x. Oh, guarda caso, fa e alla meno 2x per una costante. La costante deve essere 1, quindi meno 3c deve fare 1 e quindi c deve fare meno un terzo. Quindi io qua ci metto meno un terzo. Vabbè. Meno un terzo, poi viene 2 terzi. Poi viene a meno 4 terzi, poi qua mi viene più 2 terzi, meno 2 terzi, più 4 terzi. Allora, come vedete, adesso quando vado a fare questa più questa meno 2 volte questa più questa fa meno 2 terzi, più 2 terzi se ne va, questa più questa 4 terzi meno 1 terzo fa 1 per e alla meno 2x. Scusate, qua la cifra. Ok? Quindi alla fine quale sarà la soluzione finale della mia equazione? La soluzione generale della mia equazione sarà y di x uguale meno 3 decimi sen x meno 1 decimo cosen x meno 1 terzo x per e alla meno 2x più lambda per e alla meno 2x più mu per e alla x. Fine della trasmissione. Questa è la soluzione della mia equazione. Se aggiungo la condizione di Cauchy, le condizioni di Cauchy, cioè y in un punto, y' in un punto, corrispondono, vabbè, ovviamente prima mi calcolo y', nell'espressione che ci diciamo che mi dà y' compaiono sempre lambda e mu. Lambda verrà meno 2 lambda e alla meno 2x più mu per e alla x. Tutto il resto sarà una derivata. Quando vado a calcolare questa espressione in questi due punti, cioè y e y' nello stesso punto, condizione di Cauchy, mi verranno due equazioni, il lambda e mu, lineari. Vedete che quando qua ci metto un certo valore di x mi vengono dei coefficienti, quindi mi verrà un coefficiente per lambda, un coefficiente per mu più un numero uguale al valore che impongo io. Quindi sostanzialmente viene una combinazione lineare di lambda e mu uguale a un certo valore. Quando lo vado a fare per y' esce una cosa simile.
Per esempio, facciamolo, perché sennò un esempio vale più di mille parole. Supponiamo adesso di aver aggiunto la condizione iniziale y di 0 uguale y' di 0 uguale 0. Questa è una condizione, una recita condizione di Cauchy. Io sto specificando il valore della y, il valore della y' nel punto 0. Ok? Allora, innanzitutto calcoliamoci y'. Y' di x fa meno 3 decimi cosen x più un decimo cosen x. Poi qua mi viene meno un terzo e alla meno 2x più 2 terzi x e alla meno 2x meno 2 lambda e alla meno 2x più mu e alla x. Ok? Allora, devo calcolare queste due quantità in zero e devo imporre che facciano zero, perché quella è la mia condizione di Cauchy. L'ho presa semplice, giusto per... Vabbè, anche se ci mettessi un altro punto e un altro valore, chiaramente si complica un po' l'equazione lineare, ma sempre, sempre lineare. Allora, cominciamo a valutare in zero. Y di zero. Questo pezzo fa zero. Innanzitutto y di 0 doveva fare 0, quindi 0 uguale. Questo pezzo di 0 fa 0, questo pezzo di 0 fa meno un decimo, perché il coseno fa 1. Poi questo pezzo di 0 fa 0 perché c'è la x. Questo pezzo di 0 fa lambda più 1. Andiamo sopra. Questo pezzo di 0 fa, cioè il coseno fa 1, quindi questo pezzo fa meno 3 decimi. Questo invece fa 0. Questo fa meno un terzo perché di alla 0 fa 1. Poi qua c'è la x, quindi viene 0. Poi c'è meno 2 lambda più mu. Quindi, riscrivendo le mie equazioni, io scopro che lambda più mu è uguale a un decimo, mentre meno 2 lambda più mu è uguale a, vabbè, un terzo più 3 decimi. Se vado in trentesimi sono 10 trentesimi più 9 trentesimi, 19 trentesimi. Un terzo, 10 trentesimi, 3 decimi sono 9 trentesimi. Adesso come posso fare 19 trentesimi? Allora, se io adesso faccio la sottrazione, risolvi il sistema lineare di due equazioni di due incontri. Faccio questa meno questa, quindi mi viene 3 lambda uguale, allora 3 meno 19 fa meno 16 trentesimi. Quindi lambda uguale meno 16. Meno 16 trentesimi, intanto posso semplificare, fa meno 8 quindicesimi, quindi lambda uguale meno 8 45. Per ricavare mu raddoppiamo questa e sommiamola a questa, quindi ottengo 3 mu uguale, questi sono sempre 3 trentesimi, per 2 sono 6 più 19 fa 25 trentesimi, quindi mu fa 25 novantesimi. Vediamo se è vero. Lambda è meno 16 novantesimi, 25 meno 16 fa 9 novantesimi, cioè un decimo. Meno 2 lambda fa 32 novantesimi più 25 fa 57 novantesimi, diviso per 3 fa 19 trentesimi, sempre che abbiamo calcolato bene questi. Vabbè, adesso bisognerebbe fare un'ulteriore verifica, sostituire questi numeri là dentro, ricalcolare, insomma,
però in effetti questo tipo di verifiche è pericoloso, nel senso che diminuisce ma di poco la probabilità di aver sbagliato, perché io il resto già l'ho calcolato, questa è la soluzione esatta. Devo invece controllare che y di 0 sia uguale a y' di 0 uguale a 0. Ma anche se ci metto le costanti al posto di lambda e mu, le derivate che faccio sono le stesse di prima. Quindi se le derivate che faccio sono le stesse di prima, se ho fatto un errore è possibile che faccio un errore analogo. Chiaro? Quindi qua diciamo non è che. Non mi vengono in mente al momento modi più intelligenti per controllare di aver fatto bene, se non andare a ripetere. La soluzione finale quindi dovrebbe essere, abbiamo detto, questa qui, dove però al posto di lambda abbiamo detto dobbiamo mettere meno 8,45 e al posto di mu dobbiamo mettere 25 volte. Quindi questa alla fine è la soluzione del problema di Cauchy. Oh, dal punto di vista teorico, in tutto questo procedimento c'è solo, diciamo, ci sono solo due punti che potrebbero dare problemi. Allora, il primo punto è intuire le funzioni che poi qua mi danno la soluzione particolare. Vabbè, che possa separare il discorso e quindi tenere conto della sovrapposizione di effetti che è lineare, l'abbiamo capito. Però devo capire che per produrre seno ci vuole seno e coseno. Così come devo capire che per produrre e alla meno 2x non basta e alla meno 2x. Questo era un attimo più diciamo nascosto, perché e alla meno 2x è soluzione omogenea, quindi che ci vuole? Se non va bene una funzione, se una funzione che mi aspetta, diciamo la regola non scritta, diciamo, è questa qui, se una funzione che mi aspettavo andasse bene non va bene perché mi produce 0, allora moltiplica per x. Allora, questo vale per l'equazione lineare a più più di costante, mica vale sempre. Chiaro? Se l'operatore differenziale lineare e coefficiente costante su una certa funzione mi dà 0 e io mi aspettavo che mi desse una certa funzione, moltiplicando per x mi produrrà, o per x per una costante mi produrrà la funzione. Praticamente l'abbiamo dimostrato l'altra volta, però qua non è una questione che si tratta di dimostrare ogni volta, noi dobbiamo trovarla, e quando l'abbiamo trovata quella è. Chiaro? Poi, quindi questo è, diciamo, i due punti, diciamo, è il primo punto che poteva dare qualche difficoltà. Adesso c'è un problema che non è un problema, però a priori lo è, e a posteriori che non lo è. Quando vado a fare la mia condizione, diciamo, vado ad applicare la mia condizione di Cauchy e ottengo questo sistema lineare in lambda e mu, che cosa potrebbe succedere? Può andare storto qualcosa? No, se viene 0 non c'è problema, io ho 0. Che tutti i sistemi sono compatibili? Per usci e capelli no. Potrebbe capitare che qua mi venga un sistema assurdo. Se mi viene un sistema assurdo che faccio? Ecco, non è un problema, non verrà mai un sistema assurdo. Questo si può dimostrare, non ci voglio perdere tempo, perché ci dovrei perdere più di un'ora di tempo per dimostrare questa cosa. E da cosa dipende il fatto che non venga mai un sistema assurdo? Dipende dal fatto che queste due funzioni sono indipendenti. Questo che vuol dire? Vuol dire che quando andate a fare il vettore funzione valore del punto, derivata del punto fino alla derivata n meno unesimo, e questo lo andate a calcolare, la stessa funzione andate a, scusate, sì, la stessa funzione andate a calcolare in più punti, oppure funzione indipendente andate a calcolare nello stesso punto,
che cosa succede? Succede che quei vettori, se le funzioni sono indipendenti, anche gli stati input sono sempre indipendenti. Quindi alla fine qui sostanzialmente avrete una scritto che una combinazione lineare di due vettori indipendenti è uguale a un terzo vettore. E allora si sa bene che questo sistema ha soluzioni uniche. Essendo i vettori indipendenti, il determinante, in questo caso 2 per 2, in generale n per n, verrà sempre diverso. Quindi non è un problema. Diciamo, così come l'abbiamo detto, non l'abbiamo voluto neanche tanto precisare, la cosa da ricordare è quando vado ad applicare la condizione di Cauchy non mi preoccupo del fatto che qualcosa possa andare storto nel sistema, perché non andrà mai. Chiaro? Oh, naturalmente devo aver determinato qua delle funzioni indipendenti, cioè per esempio ci metto una volta e alla meno 2x senza niente, e poi ci metto più lambda per e alla meno 2x, non sono due funzioni indipendenti. Una è semplicemente l'altra per l'anno qua 1. Però se procede appunto trovando le soluzioni delle radici del polinomio caratteristico associato, che come, insomma, come abbiamo detto mercoledì, le funzioni sono sicuramente indipendenti. Andiamo a fare un'altra, giusto per, come dire, rifare lo stesso esercizio senza gli eccessivi commenti della prima volta. Di secondo ordine, insomma, potrei complicare le cose, potrei metterci una di terza, non mi sembra il caso. Quindi dovendo avere due radici coincidenti le devo prendere per forza reali, perché se no l'equazione non viene a coefficienti reali. Quindi l'equazione omogenea associata è y secondo meno 2y primo più y uguale a 0. Il polinomio è x quadro meno 2xi più 1 uguale a 0, cioè x meno 1 al quadrato uguale a 0. Questo vuol dire che la radice è 1 con molteplicità 2. Qual è una soluzione generale dell'omogenea? Abbiamo detto la chiamiamo 1. Allora, lambda per la x più mu per x e alla x. Pare che la vita un po' più. Quindi, quando la radice reale, la radice a molteplicità 1, partendo dalla prima funzione non ci posso mettere più mu e alla x un'altra volta, se no non sono due funzioni indipendenti. Ma per il ragionamento che abbiamo fatto come codice io metto più mu per x alla x. Provate, se ci metto x alla x, vedete, la derivata di x alla x fa x alla x più e alla x,
arriva la seconda, fa x alla x più 2 e alla x. Adesso devo fare questo meno 2 questo più questo. Qua viene 0 e qua 1. Quindi, siccome x alla x è una funzione dell'omogeneo, una combinazione, e stavolta le funzioni e alla x ed x alla x sono indipendenti. Bene, adesso dobbiamo trovare soluzioni particolari. Allora cominciamo con v1, quella che ci deve dare e alla meno x. Io ci metto, cosa ci vorreste provare? C, eccolo là, c per e alla meno x. Perché la x? A che ti serve la x? La x non ti serve, in quanto è meno 1 non è la radice. C per e alla meno x, basta. Cioè non fate l'errore opposto di complicare le cose in, cioè complicare inutilmente le cose semplici. Allora v1' fa meno c per e alla meno x, v1 secondo fa più c per e alla meno x. Adesso v1 secondo meno 2 v1 primo più v1 quanto fa? C, qua c'è meno 2 che va moltiplicato per meno, quindi viene più 2c, più c fa 4c per e alla meno x. Ma siccome la mi deve dare e alla meno x, vuol dire che 4c deve essere uguale a 1, cioè che c deve essere uguale a 4. Quindi qua ci devo mettere un 4. Ok? Se ci metto un 4, qua viene meno un 4, qua viene un'altra volta un 4. Allora vedete che questo meno due volte questo fa un 4 più 2 4 più 4 per e alla meno x. Quindi è più semplice di quello che pensavate. Adesso la prima funzione l'abbiamo trovata, dobbiamo trovare un'altra che mi produca x quadro. Dobbiamo trovarne un'altra che mi produca x quadro. Secondo voi ci devo mettere qua? Io ci metterei, beh, squadro ci vuole, perché se ci metto x quadro poi nelle derivate ci dà x, ci dà una costante eccetera, però mi serve un x quadro per avere, nella x c'è x quadro mi serve. E come la mettiamo con la x e la con le x e le costanti che escono? Guardate, io ci metterei ax quadro più bx più c. Derivando un polinomio esce un polinomio di grado inferiore, facendo le somme eccetera eccetera esce un polinomio dello stesso grado di grado, se ci sta y, se non ci sta y è di grado inferiore. Chiaro? Quindi io ci metto un polinomio e poi questo polinomio lo paghiamo in squadro, cioè dopo averci applicato l'operatore differenziale. È chiaro? Allora questa è la V2. Andiamo a fare V'2. Allora V'2 fa 2ax più b. V'2 quanto fa? Fa 2a e basta. Adesso io devo fare questa più questa meno due volte questa e devo uguagliare a zero. Quindi io l'altra volta l'ho fatto, diciamo, a mente. Anche stavolta lo potrei fare a mente, però se uno vuole essere più ordinato, qua moltiplica per meno 2, qua viene meno 4 meno 2b. Adesso semplicemente deve su tirare una somma. Allora alla fine tirando la somma v secondo 2 meno 2 v primo 2 più 2 quanto fa? Fa ax quadro più b meno 4a x più c meno 2b più 2.
dura. Allora, noi sappiamo che A deve fare 1. Sostituendo troviamo B meno 4 deve fare 0, cioè B uguale 4. E poi qui mi viene 2 meno 8, quindi viene meno 6, più C uguale a 0, quindi C uguale a 6. Proviamo. Se io prendo la funzione x quadro più 4x più 6, la derivata fa 2x più 4, la derivata seconda fa 2. Adesso questo mi dà x quadro, questo meno 2 volte questo mi dà 0, questo più questo meno 2 volte questo pure mi dà 0. Quindi quando vado a fare v2 più v secondo 2 meno 2 v primo 2 viene esattamente questo. Va bene? Non è difficile. Ok, oh. Naturalmente se adesso, quindi la mia soluzione finale sarà y di x uguale a questa più x quadro più 4x più 6 più lambda per e alla x più mu per x per e alla x. Se adesso impongo, voglio imporre una condizione di Cauchy, la impongo e mi ricavo la mia. E mi verrà sempre, sempre, sempre un sistema, diciamo, quadrato con determinante numero. Se impongo una condizione di Cauchy, cioè funzione derivata, funzione derivata prima nello stesso punto. Se impongo condizioni diverse, per esempio del tipo funzione qua, funzione là. Per esempio, consideriamo proviamo a imporre una cosa del tipo y di 0 uguale a y di 1 uguale b. Vediamo se viene sempre risolubile oppure no. Y di 0 quanto fa? Fa un quarto più 6 più lambda. Y di 1 che deve fare B quanto fa? Allora qua viene fa 1 su 4e, poi mi fa 11 più lambda e più mu per e. Allora, io voglio che questo sistema, vediamo un po' se questo sistema può essere, no, questo sistema non è mai incompatibile, perché quando vado a scrivere i coefficienti qua sono e 1, 0, quindi non va bene, però supponiamo invece di avere una cosa di questo genere. Allora, vediamo un po'. Vabbè, ci saranno casi in cui qua il determinante mi viene 0. Ok. Per esempio, vediamo un po'. Insomma, si può fare qualcosa.
però diciamo, quindi questo tipo di condizione, ora adesso dovrei pensare ad esempio specifico, lo posso fare, però posso farlo tanto da parte, no? In 30 secondi non mi viene. Problema specifico, imporre un valore qua e un valore qua, no? Non ha sempre soluzione. Non ha sempre soluzione. A volte sì, a volte può avere anche due soluzioni. Per esempio, imporre quando la soluzione, il semplice problema della fisica è questo qua. Io ho due punti e devo trovare una parabola che passa per questo. Ne trovo anche due. Adesso in Italia non è più obbligatorio, però insomma, se io faccio un tiro, il tiro può essere, mettiamo l'obiettivo qui, può essere diretto, oppure, diciamo, tiro col primo arco, si dice in gergo militare, qui c'è questo. Quindi voi anche con lo stesso cannone, no? Voi sapete che quando regolate l'alto del cannone la gittata aumenta fino a 45 gradi e poi ritorna indietro, quindi per questo punto ci passa due ore. Se la gittata è sufficiente, se la gittata non è sufficiente prendete un altro cannone. Poi appunto ci sono cannoni, in realtà è una contraddizione, in gergo militare è una contraddizione in termini quello che sto dicendo, perché il cannone spara sempre più male. Quindi quello che vedete davanti al carro armato è un cannone. Si chiama così, anche se. Poi ci sono invece gli obici, i portai, in inglese Owens, che sparano così. Va bene. Oh, no, io non. Sicuramente non sono militarista, però diciamo nella prima guerra mondiale le tavole di tiro le hanno dovute fare i malevacci, che poi ovviamente non è che era così semplice, bisognava tener conto degli effetti dell'aria, degli effetti. Poi per alcune armi bisogna tenere conto che la canna è rigata, per cui diciamo questo per dare un po' di stabilità al proiettile. Mettiamo sul proiettile, non proiettile. E vabbè, quindi nella prima guerra mondiale per esempio le tavole di tiro, per quanto io sappia, le aveva calcolate Mauro Piglione per quanto riguarda l'Italia. Non è che l'aveva fatto, probabilmente l'aveva fatto lui con una serie di persone che l'aiutavano, a cui è intitolata la prima aula che trovate entrando nella sapienza, alla destra. È stato un grande valore. Poi ovviamente se andate a leggere Emilio Mussu un anno sull'altipiano trovate tanti casi in cui poi il tiro d'artiglieria colpiva le nostre truppe. Non è che con questo voglio dare colpi a tavoli di tiro, erano buoni, però diciamo all'epoca voi siete, ah no, gli altri che seguono ingegneri di formazione, quindi quello che mancava spesso era delle giuste coordinate per orientare. Va bene.